Io credo, mi rivolgo ai genitori, no? Ai papà, alle sì. mamme, molti di voi hanno avuto a che fare nel periodo quando i bimbi erano piccoli con un personaggio famosissimo che è Geronimo Stilton, sì, giusto? Sì. Ecco, esatto, la mamma di Geronimo Stilton, colei che ha inventato questo personaggio davvero, ma soprattutto poi ha anche una fondazione straordinaria, lei è anche una scrittrice, ma appunto di grande pregio. Si chiama Elisabetta Dami ed è collegata con noi quest'oggi. Io la saluto e la ringrazio e ovviamente adesso ci facciamo raccontare anche la bella iniziativa con sfondo sociale straordinario che ha fatto la fondazione da lei presieduta appunto nei confronti dell'ospedale Sant'Anna. Elisabetta, buongiorno intanto. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e grazie di avermi chiamato per poter condividere questa bellissima notizia realizzata insieme in una sinergia positiva. E Geronimo Stilton è sempre insieme ai ragazzi con i suoi libri che divertono, sono emozionanti, ma anche trasmettono valori etici. Sono bellissimi e non lo dico perché sei qui. Io ne ho letti tantissimi a mio figlio. È stato un bel momento di condivisione durante la sua crescita. Sicuramente molto utili, ecco Elisabetta, soprattutto libri molto utili con finalità straordinarie, come tu dicevi. E la fondazione che tu presiedi che cosa ha fatto nei giorni scorsi? Ricordiamolo ancora. Grazie. La Fondazione Geronimo Stilton nei giorni scorsi ha donato 3 ventilatori polmonari esatto. alla terapia intensiva dell'ospedale Sant'Anna di Como. E, è stata un'iniziativa che abbiamo realizzato grazie al supporto di alcune aziende italiane e anche alla collaborazione importantissima con la Polizia di Stato. E da inizio maggio abbiamo iniziato ad attivare il progetto Respira e Sorridi. Esatto, questo si chiama così, proprio il progetto che voi assieme e in collaborazione, no? Giusto Elisabetta, con la polizia avete portato avanti. Respira e sorridi. Ovviamente la speranza è che questi ventilatori che voi avete donato servano sempre di meno, però siccome abbiamo visto che c'è una situazione molto complessa ancora e non si può mai dire che l'emergenza sia finita, io direi accogliamo con un grandissimo applauso questa vostra iniziativa dal cuore grande, di grande sensibilità anche dal punto di vista sociale, cara Elisabetta. E intanto mentre ci stiamo parlando sono anche molti amici e amiche che ci seguono, ci stanno guardando su Facebook, ci scrivono, ci augurano il buongiorno, come Tiziano, come Maria Grazia, Rossella da Messina, buongiorno Andreina, buongiorno anche a Malvina, buongiorno a te e anche a Sofì, vi auguro buona giornata, grazie davvero. Abbiamo messo anche il link della vostra fondazione, cara Elisabetta, Fondazione Geronimo Stilton, se qualcuno volesse ovviamente darvi un aiuto, no, dico ben accetti gli aiuti che ci sono, Elisabetta. Vi ringrazio già tutti in anticipo, anche solo della vostra attenzione e della vostra amicizia, perché insieme si può sempre fare tantissimo. Infatti, vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare il direttore sanitario dell'ospedale Sant'Anna, il dottor Matteo Socio, e il questore vicario, il dottor Pietro Morelli, rappresentanza della questura di Como, a nome della Polizia di Stato, perché la sinergia tra privato e pubblico può veramente fare cose importantissime, quasi miracoli. Se volete vi racconto come è nato Geronimo, è nato proprio in un ospedale tanti anni. Raccontalo e te l'avrei chiesto, mi hai anticipato e ovviamente la domanda sembra scontata, ma raccontalo perché, ripeto, Geronimo Stilton è uno di quei personaggi ai quali milioni direi di persone sono davvero legate. Vai pure Elisabetta. Grazie. E Geronimo ha venduto fino adesso 180 milioni di copie in tutto il mondo ed è tradotto in 51 lingue. Ah però, non pensavo così, è veramente un grande risultato, Elisabetta. Guarda, è un risultato che abbiamo ottenuto col cuore e deriva soprattutto da come è nato Geronimo. Tanti anni fa io scoprì di non poter avere figli. Cominciai a fare volontariato in un ospedale per bambini a Milano e fu lì che scoprii come fosse importante per i bambini sorridere e vedere sempre la speranza in fondo al tunnel della loro malattia. Così per condividere tutti insieme un momento di felicità, di gioia e donare ai ragazzi malati un sorriso,
nacquero queste avventure di Geronimo, questo topo buffo, pasticcione, tenero, gentile, affettuoso, che viene sempre coinvolto in tantissime avventure e che diverte i ragazzi, ma ricorda loro questi valori importantissimi. Così nacque Geronimo e ancora adesso ha mantenuto questa sua capacità di dare emozioni ai bambini, ma anche di ricordare loro l'importanza di comportarsi in modo etico. Perciò per noi la Fondazione è stato un passo successivo, logico, naturale, e oggi noi cerchiamo di sostenere i ragazzi in Italia e nel mondo dal punto di vista culturale e dal punto di vista sanitario, perché tutti i ragazzi dovrebbero essere felici, avrebbero questo diritto, noi cerchiamo di aiutarli ad essere felici. Geronimo serve davvero, serve tantissimo a renderli felici, a dargli anche degli spunti di riflessione. Saluto anche Maria Grazia, dice grazie infinite, e a proposito di cuore anche la nostra Clara, che dice una bella iniziativa fatta con il cuore. Assolutamente sì, con tanto cuore, quello di Elisabetta, quello della sua fondazione, ci ha raccontato, avete sentito, no, come è venuta fuori questa iniziativa, importantissimo. Ripetiamo ancora, 3 ventilatori appunto polmonari per la dotazione che c'è nei reparti di terapia intensiva e preintensiva dell'ospedale Sant'Anna di Como, ventilatori importanti, sono già stati donati proprio nei giorni scorsi. Credo che questo ovviamente vi ha fatto un enorme piacere, come dicevi tu, vero Elisabetta, è una bella iniziativa, ovviamente sempre nel segno dei piccoli che, come hai detto tu, hanno il diritto di essere felici. Sì, e sono felice di oggi di avere questa possibilità di parlare con voi, perché di valori non si parla mai abbastanza e tanti mi chiedono quali siano i valori etici di cui parlare con i ragazzi. Sono molto semplici, sono i valori di una volta e valgono per i ragazzi di tutto il mondo. Ecco perché poi Stilton funziona così bene in tutti i paesi del mondo. Sono valori come l'amicizia, la gentilezza, il rispetto, rispetto per gli altri, rispetto anche per la scuola, per le istituzioni, per la società, rispetto per la natura, l'amore per l'ambiente, la pace e anche i valori di una volta come l'onestà, la realtà e la sincerità. È vero, Geronimo, eh sì, è vero, hai ragione. È vero, sì. Geronimo è tutto questo, assolutamente, questi grandi valori che è giusto cercare di tramandare e far conoscere fin da piccoli, no? Che poi debbano essere sempre tenuti in grande considerazione. Saluto anche Katia, buongiorno cara Katia, buongiorno anche a te. Senti, ecco, ne approfitto, Elisabetta, visto che ci hai parlato di questo grande personaggio, ripeto, che è Geronimo Stilton, hai in programma qualcos'altro? Ci puoi magari preannunciare qualcosa di questo Geronimo, che ormai ha, come detto, 51 traduzioni nel mondo, quindi praticamente è diventato un personaggio mondiale. 51, ho capito bene? 51, e l'ultima è stata il latino. Mamma. Lingua che io amo moltissimo, perché appunto anch'io amo la cultura nella sua parte migliore, e quindi dico ai ragazzi che anche il latino è importantissimo, fa parte delle nostre radici, delle nostre tradizioni. Geronimo spero che in futuro potrà fare sempre di più per i ragazzi attraverso la fondazione, continuare ad avere questo successo perché i lettori lo amano, ma adesso stiamo scrivendo un libro nuovo che lo farà partire di nuovo per un viaggio nel regno della fantasia, e quindi questa nuova serie sempre sulla fantasia e l'immaginazione che i lettori amano particolarmente, spero che potrà coinvolgere di nuovo i lettori e i ragazzi. Un nuovo progetto, perché spesso i lettori mi chiedono come fate tu e Geronimo a trovare sempre idee nuove. E infatti la domanda che mi veniva naturale è chiederti anche questo. Allora, visto che l'hai introdotta, datti una risposta anche alla tua domanda, che è anche quella che ci facciamo noi. Come si fa a, non dico reinventarsi, no, ma a trovare sempre spunti nuovi, Elisabetta? Infatti io te ne stavo parlando, perché di solito è una delle domande che i lettori mi fanno sempre. Inventare idee nuove è facile, perché io ascolto i miei lettori, io e Geronimo ascoltiamo tutte le domande che ci fanno e cerchiamo sempre di capire che cosa vogliono leggere. E io e Geronimo ci ricordiamo sempre che la fantasia è infinita, non ha limiti, non ha confini, non ha età, e che attraverso la creatività noi possiamo sempre pensare e sognare un mondo migliore,
che ci dia speranza, proprio come i bambini dell'ospedale pediatrico di Milano in cui Geronimo è nato. E da allora è sempre stato così, sempre tante idee nuove, sempre tanti viaggi sulle ali della fantasia, tutti insieme però, perché insieme tutto è più bello ed è anche più divertente. Assolutamente sì, perfetto, siamo d'accordissimo con te. Allora saluto anche, si uniscono ai saluti, la nostra Cristina da Cantù, un buon inizio di settimana Cristina, Arcangela, lei dalla Toscana ci segue, quindi abbiamo, vedi, anche pubblico extra territorio della provincia di Como. Katia l'abbiamo già salutata, va bene, mi fa piacere aver presentato Elisabetta e aver conosciuto quella che ha ragione, giusto, possiamo definire la mamma di Geronimo Stilton, fervida fantasia, grande scrittrice, ma direi anche, se me lo consenti, un tocco di sensibilità non comune, cara Elisabetta. E allora io ti direi, e lo dico a nome anche dei migliaia di genitori che magari hanno in mano il libro di Geronimo, continua ad emozionarci, continuate tu e Geronimo ad emozionare i genitori di tutto il mondo, perché è una bella lettura. Io ripeto, l'ho fatto di persona e posso confermartelo. Grazie, vi saluto con tutto il cuore e a nome di Geronimo, formaggiosi saluti a tutti. Perfetto, salutaci tanto allora il caro Geronimo Stilton, grazie ad Elisabetta. Ricordiamo, al di là di Geronimo Stilton c'è questa bellissima iniziativa, la Fondazione appunto Geronimo Stilton, che ha portato questi 3 ventilatori all'ospedale Sant'Anna. È un tocco importante anche questo, no? In un periodo così critico, vero Elisabetta? Sì, un momento nel quale è importante che tutti noi ci ricordiamo che siamo tutti una grande famiglia e collaborando insieme tutto è possibile. Perfetto, grazie, dimmi Francesco. No, perché vedo che ci sono anche, ho letto anche delle barzellette di Geronimo Stilton. Infatti, sì. Sì, divertentissime. Se ne ricorda qualcuna, una magari? Ci lascia così con un sogno. Guarda, Geronimo dice sempre che la vita è una barzelletta, perché in ogni istante della giornata bisogna sempre ricordarsi di trovare l'aspetto comico, buffo, umoristico di quello che ci accade e riuscire a trovare la forza, il coraggio e la gioia di riderne insieme agli amici, sempre insieme. Ebbene, bello, allora diciamo, bello, per chiudere davvero questo nostro incontro bellissimo di questa mattinata, evviva Geronimo, evviva Stilton, e lunga vita Elisabetta a Geronimo Stilton, evviva Dio che c'è. Grazie, grazie Elisabetta, buongiorno, grazie e buona